Punto primo, il nostro solito disclaimer. Successivamente analizziamo insomma i dati per la settimana entrante e abbiamo primo dato e mercoledì dato occupazionale UK, climate change, visto in leggero ribasso rispetto al mese precedente e anche se in realtà c'è da dire una cosa che i dati della Gran Bretagna in questo momento contano relativamente, in quanto il market mover più importante è sicuramente questo del Brexit, insomma, ciò che sta facendo crollare i mercati questa mattina. Quindi noi comunque andiamo ad analizzare il dato che ci sarà mercoledì, appunto, il dato occupazionale perché? Perché avrà un effetto sul brevissimo periodo, quindi insomma se noi ci mettiamo a farci trading possiamo aspettarci un movimento compreso tra le 40 e le 50-60 pips in un secondo più o meno. Quindi insomma dobbiamo tenerne conto per il nostro trading, però attenzione insomma non sarà un dato con influenze per il medio termine, in quanto il medio termine sarà influenzato proprio da questo Brexit, insomma, non credo neanche di dovervi spiegare che cos'è. Ci sono 43% di voti a favore, 42% di contro e una bella fetta di indecisi. Quindi, insomma, sarà questo più che altro il market mover per gli UK e ovviamente anche per quello che sarà l'Europa. E questa settimana inoltre ci sarà decisione tassi di interesse da parte della Fed, qui vedete un po' lo storico, solitamente un rialzo dei tassi è premonitore di ulteriori rialzi, in questo caso insomma in realtà la politica della Fed è piuttosto chiara, è attendista e non sembrano volersi sbilanciare e probabilmente non ci sarà nessun rialzo dei tassi, il rialzo dei tassi è dato a un credo 4%, un 4% cioè di possibilità del rialzo dei tassi, in quanto come potete ben sapere, insomma, il dato nefasto sui non farm payrolls di venerdì scorso, era venerdì scorso, 2 venerdì fa, sicuramente non favorisce un aumento dei tassi da parte della Fed, in quanto uno dei principali obiettivi della politica monetaria della Fed è l'occupazione. Successivamente c'è quello dell'inflazione, ma qua l'occupazione non sta più salendo ai ritmi precedenti. Quindi insomma, mercoledì ore 20 decisione tassi sul dollaro, ma non dovrebbe portare troppa volatilità. Qua, insomma, sicuramente non verranno rialzati i tassi, quindi ci sarà un nulla di fatto come si attende il mercato. E sempre dati occupazionali, insomma, visto che sono i più influenti sulle valute, abbiamo giovedì alle 3:30, quindi per chi fa news trading, questo dato è perfetto, in quanto il mercato è completamente flat, flat vuol dire fermo, e alle 3:30, insomma, ci sono di solito le forti sparate del dollaro australiano. Andiamo a rivedere un secondo quello visto nei trade and coffee precedenti e attualizziamo tutto quanto. In particolare euro-yen, se vi ricordate, il primo short in area 124. Successivamente abbiamo chiuso il primo pezzo in area 121. E direi che questa mattina possiamo andare in chiusura, noi siamo già andati questa mattina presto, 119,00 per l'euro-yen, quindi in questo caso siamo andati in chiusura totale della posizione. Siamo andati in chiusura totale della posizione che avevamo aperto al ribasso sull'euro-yen con un totale di 400 pips nelle ultime 2 settimane. Siamo ora, vedete, su questo livello di supporto, quindi probabilmente è meglio andare a prendersi il profitto che
rimanere dentro come è stato fatto, insomma. Se volete andarvi a rivedere i nostri webinars, insomma, potete farlo su YouTube, sul nostro canale. Sono tutti registrati come questo. E quindi 400 pips portate a casa sul euro yen. In questo caso vedo intraday un tocco sulla media mobile a 61 periodi, che è la mia media preferita. Per chi vuole fare intraday, sicuramente questo è stato un ottimo punto per il re-entry short. $119,72. Il tocco della media è respinto in maniera piuttosto precisa, quindi buono questo short, uno short di breve termine. Vediamo dove potremo arrivare. Mettiamo un FIBO. E effettivamente siamo in questo momento proprio a take profit, siamo già al 38% di FIBO di retracciamento, quindi insomma qui siamo in area di take profit. Questa è la prima area, questa poi è la seconda. Quindi seconda area di take profit per chi ha preso questo short, 119,30. In generale comunque, visto che questo abbiamo già preso profitto da una posizione maggiore, il 38% dovrebbe essere bastante. Ovviamente se avete domande fatele pure, che tanto le rispondiamo. Vedo qualcuno che mi dice che ha intenzione di tenere oltre la posizione short di euro yen per andare a che obiettivo la vedresti, Elena, questo short di euro yen che abbiamo aperto da 2 settimane? Non ti bastano queste 400 pips? Dove lo vedi? Così vediamo un po'. Ah, ok. Elena mi dice che lo vedrebbe al 61% del movimento, che è 115 e 80. Quindi ok, effettivamente Elena ci sta tutto anche a questo livello. Io voglio essere un po' più conservativi in quanto ci sono diverse altre occasioni anche sul mercato azionario, quindi direi che per ora basta così sull'euro yen. Andando avanti abbiamo il Coffee, se ve lo ricordate questa è la nostra area di acquisto, 121. Il nostro primo pezzo di take profit in modo da essere a posto con il in caso di stop loss. Ed ora andiamola a vedere. Siamo andati già in chiusura, 140 in questo momento per il Coffee, l'altro sottostante analizzato precedentemente. Ok, quindi Coffee, cosa facciamo? Attualmente siamo flat. Direi che, sapete, il coffee bisogna sempre attenderlo come avvoltoi. Ci dà spesso questo tipo di movimenti e sono questi che andiamo sempre a cercare, quindi insomma, semplicemente bisogna stare in attesa. Sul mercato bisogna saper attendere senza esagerare, senza dover strafare. Quindi in questo caso, soldi a casa. E andiamo a vedere qualche altro sottostante. Ormai Coffee chiuso, lo elimineremo dalle nostre slide. Andiamo a vedere l'S&P 500. L'abbiamo visto un po' di tempo fa a 2100. E successivamente abbiamo anche provato un buono short. L'abbiamo rivisto a 2100. Andiamo adesso a vedere un po' come si sta comportando in questi giorni. Vediamo, insomma, ha fatto un bello spike up sempre in questa zona che per noi è zona di vendita e in questo momento sta sostanzialmente precipitando anche sulle prese di beneficio pre Brexit,
In quanto sapete, il 23, quindi tra 10 giorni, ci sarà il voto. E quindi, insomma, molti investitori non se la sentono di stare in acquisto sui massimi storici. E ci sono le elezioni del nostro amico Donald Trump, che nonostante la campagna super sfavorevole di Bloomberg, continua a accalappiare voti. Quindi non si sa veramente come potrebbero andare queste elezioni presidenziali negli Stati Uniti, e sembra che potrebbe esserci un presidente che non piace neanche a Wall Street. Anzi, Wall Street lo teme parecchio. E insomma, questi timori fanno sì che non solo l'S&P 500 crolli dal nostro livello di vendita, ma che l'altro sottostante, che sono un po' di giorni che compriamo, ci inizia a dare soddisfazioni. Questo sottostante è il VIX. VIX, che credo abbiate, chi segue i nostri webinar conosce molto bene, è l'indice della paura, si dice, della volatilità, e come vedete ha un comportamento con un floor in questa zona. Non riesco a spostare questo rettangolo, eccolo qua. Quindi tutta questa in generale è una zona di acquisto. Ok? E in questo momento siamo appena ripartiti, di strada da fare ce n'è parecchia. E niente, se non siete saltati dentro, attenzione, comunque, insomma, le occasioni del mercato ripetono da sempre. Per chi è dentro, al momento non andiamo ancora in chiusura. Vediamo di andare a rivedere come minimo questa zona qui, area 18 e mezzo, e successivamente magari area anche 20. Quindi, insomma, concordi S&P e VIX ovviamente, e in questo caso attenzione con il nostro indice americano. Contemporaneamente possiamo vedere anche il DAX, che questa mattina ha aperto in gap down. Vi dico una cosa: io quando apro in gap down, di solito attendo esattamente come ho fatto questa mattina, per andare in acquisto. Ossia, quando c'è un gap down superiore ai 100 punti, cosa faccio? Attendo un nuovo minimo. Un nuovo minimo potrebbe essere 30-40 punti, e vado in acquisto. Questa mattina è andata bene questa tecnica, una tecnica molto semplice. Gap superiore a 100 punti, questa mattina in particolare sono stati 100 sostanzialmente. E si va in acquisto a un nuovo minimo, per poi andare, non dico a chiusura del gap, ma a prendersi una buona fetta. In questo caso questa mattina ha premiato, e credo che quando ci siano gap di questo genere è difficile prendere poi una direzione, quindi sarei più per dello scalping quest'oggi. Trade molto molto veloci, portando a casa pochi pochi punti. Spread deve essere competitivo. E ovviamente dovete anche azzeccare la direzione. Però, insomma, se già partite con lo spread a 1,5-2, ovviamente non va bene. L'importante è che quando andiamo in acquisto o in vendita, lo spread sia sui 0,9, al massimo 1. Ok? In questo caso abbiamo tentato un acquisto, ma come vedete il DAX oggi è in laterale, quindi si può anche utilizzare la tecnica del trading in range, ok? Considerando questo range, dentro anche un po' più basso, dentro di questo range possiamo, secondo me, divertirci abbastanza, in quanto questa mattina sembrano un po' restii a prendere una direzione. Quindi possiamo lavorare, come sapete,
stop loss e take profit impostati, Pescato aveva messo 10 punti, ma andremo a lavorare con più o meno 2 punti di take profit per i prossimi trade. E insomma, possiamo mettere la solita storia con gli ordini in hedge. Ok, vi ricordate, insomma, un po' solito con la nostra tecnica di scalping, che insomma, se qualcuno si è perso può andarsela a vedere anche su YouTube. Alcuni video sono aperti a tutti, altri sono in esclusiva per i clienti. Se voi cercate insomma di situazioni ne trovate, per chi, ripeto, per chi non è ferreo con il mio scalping, potete vederlo insomma nei miei video. In questo caso portiamo già a casa la posizione, ripeto, in questo rettangolo possiamo fare quello che vogliamo e probabilmente rimarrà così per diverse ore, quindi se ne può approfittare. Vi ricordo, per tenervi sempre aggiornati sulle notizie, anzi, ve lo mostro da di qua. Per tenervi aggiornati con le notizie e con i nostri trade, di andare a vedere questo portale nostro. Tra l'altro andiamo a vedere anche il RAS 50 short da 946. Abbiamo detto che l'euro-yen al momento lo togliamo dalla nostra watchlist. Questo il nostro short. Scusate, vedete, vedo chiuso. Sì, esatto. 946 il nostro short. Il take profit vi ricordo che non l'abbiamo messo e in questo momento siamo a 894. Quindi per chi segue il nostro trade beat, oggi andremo ovviamente in take profit. Oggi andremo ovviamente in take profit, lo seguiamo da vicino e se qualcuno vuole già un aggiornamento possiamo spostare lo stop loss a 897 e vedere se ci regala un altro po' di punti. Ci sono domande? Vedo molte domande. Sei già andato in chiusura sull'indice lusso, se è il caso di rientrare? No, io credo che non sia comunque il caso di rientrare su questo trade. E vado un po' tirato con il tempo, quindi se avete altre domande, marco.martinelli@xtb.it. Ok, quindi potete scrivermi lì tranquillamente e ci possiamo aggiornare per email. Quindi buon trading a tutti e buona giornata.